Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Allora, io oggi sto facendo un video che vedrete prossimamente e ho scambiato la mia Z4 con un mio amico e lui mi ha prestato questa bellissima Mercedes C63 AMG Stage 1, potentissima, e per 2-3 giorni ce le siamo scambiate, così abbiamo modo di valutarle, apprezzarle, notare le cose che non vanno in serenità e con tutta calma. Intanto che stavo guidando, volevo fare questo video qua perché è interessante valutare diverse cose. Allora, intanto volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno commentato, veramente numerosi, e poi vi spiego perché le ringrazio, l'ultimo video che ho fatto delle magagne sulla mia BMW 330. Allora, quel video lì, che io non avrei mai detto perché l'ho realizzato in mezz'ora in un piazzale e in 10 minuti giù nel garage da me, ho detto vedrai che sarà un videino che non mi guarda nessuno, e invece ragazzi è andato benissimo, sta andando benissimo, perché ha fatto in 2 giorni più di 10.000 visualizzazioni e fondamentalmente in 4 ore più di 200 commenti. Allora ragazzi, vi ringrazio tutti per tutti i commenti che sono stati fatti, sia quelli positivi che quelli negativi, perché anche quei fenomeni che hanno fatto dei commenti negativi non hanno capito un cazzo e non hanno capito e non sanno come funziona l'algoritmo di YouTube, e quindi li ringrazio per la loro ignoranza. L'algoritmo di YouTube ha 2 step di valutazione, uno dopo la prima mezz'ora e uno dopo 3 ore. Allora, dopo la prima mezz'ora ti colloca banalmente in una classifica in base alle visualizzazioni come il tuo video si è piazzato. Esempio, il video delle magagne sulla BMW nella prima mezz'ora si è piazzato 3° negli ultimi 10 video caricati, quindi veramente un ottimo risultato perché nella prima mezz'ora è stato visto veramente tanto. Attenzione, il secondo step di valutazione, quindi dopo le 3 ore, invece è una valutazione più completa che tiene conto della durata media di tempo in cui il video è visto e delle interazioni che questo video ha avuto. Nelle interazioni l'algoritmo recepisce anche quanti commenti sono stati fatti. Nelle prime 2 ore sono stati fatti circa 200 commenti. Adesso abbiamo superato la soglia dei 300, ma per quello che mi interessa a me valutare con voi adesso è che nelle prime 2 ore sono stati fatti 200 commenti. Di questi 200, fai che 120 sono positivi e altri 80 sono di deficienti che non sanno cosa scrivere e devono venire a rompere le balle, e quindi loro commentano negativamente qualunque roba pensando di darmi fastidio, e invece no, grazie mille, ma avete fatto un favore, perché quel video lì adesso sta andando da Dio, è diventato quasi virale perché ho un messaggio di YouTube che mi dice che quel video è diventato popolare, quindi sta proprio procedendo bene anche adesso a distanza di 3 giorni da quando è stato caricato, che normalmente i video invece hanno un calo fisiologico dopo 3 giorni, e invece no, lui sta andando avanti a 1500 visualizzazioni al giorno, e merito di questo è la quantità anche dei commenti che sono arrivati, e vi spiego anche perché giustamente YouTube ragiona così, perché YouTube è una piattaforma economica, quindi YouTube mette delle pubblicità sui video e sui canali su cui giustamente percepisce dei soldi, e allora queste pubblicità che cosa fa? Le va a mettere laddove i video sono più visti o laddove i video hanno un'interazione maggiore, perché viene riscontrato da YouTube un interesse per quel video. È giusto, ragionano bene. E quindi, avendo visto che quel video ha avuto una alta percentuale di interazioni superiore alla media del canale, gli hanno messo la pubblicità, quel video mi fa anche monetizzare bene, e YouTube stesso ha l'interesse a farlo girare di più. Quindi a quegli 80 messaggi inutili vi ringrazio, perché cioè fatemelo in tutti i video, tanto poi vi blocco e vi cancello, quindi chi se ne frega, però intanto mi fate girare i video di più, visualizzo di più e monetizzo di più.
Grazie mille, ragazzi. Fenomeni, vogliono fare le cose per dar fastidio, ma siccome sono ignoranti e non sanno un cazzo dell'algoritmo e di come funziona la dinamica di YouTube, e si danno la zappa sui coglioni da soli. Vabbè, ragazzi, invece no, seriamente, invece ringrazio tutti quelli che hanno commentato positivamente le mie modifiche e che hanno apprezzato, perché il senso del video era quello, hanno apprezzato che io ho fatto vedere che delle volte si possono fare degli acquisti errati, si corregge il tiro, lo si dice pubblicamente al fine di evitare che altri compiano degli sbagli che nella vita, ragazzi, possono succedere. Nessuno è perfetto e nessuno è qui a voler insegnare per forza. Ecco, una cosa che vedo nei commenti di quegli 80 fenomeni è che molti pensano che un canale di YouTube debba per forza insegnare delle cose e debba per forza dirle in modo scientificamente perfetto e giusto. No, non funziona così il mio canale. Ecco perché quegli 80 fenomeni sono stati bloccati e sono stati eliminati. Perché questo è un canale sperimentale. Delle volte si fanno degli ottimi acquisti, delle altre volte capita che, risparmiando un po', succede di fare dei pessimi acquisti. Si chiama vita del consumatore medio e questo canale è questa cosa qua. Quindi chi lo capisce è il benvenuto e magari iscrivetevi anche, perché ne vedrete delle belle. Chi questa cosa non la capisce, io gliela spiego una volta o due, ma se alla terza non la capisci ed è perché vuoi fare solo polemica, te ne torni a casa da dove sei arrivato e ci salutiamo qua, che ti blocco. Chiaro il concetto, no? Ma non sto neanche a farmi il sangue marcio, perché non vale la pena, anzi, mi sto divertendo da morire, perché mi hanno fatto anche un favore. Niente, questa dinamica ci tenevo a raccontarla a chi invece giustamente ha fatto dei commenti positivi. Guardate un po' cos'è successo e chi l'avrebbe detto. Vi do questo ultimo dato: quel video delle magagne del 3.30 è partito e sta andando così bene che nei primi due giorni ha battuto come visualizzazione qualunque prova su strada che io ho mai fatto nel canale. Ma vi rendete conto? Ha battuto la prova su strada della Giulia Quadrifoglio, della M4 che ho fatto qualche giorno fa, non so, della Camaro, della 996, tutte. Questo video si è collocato alle spalle dell'eccezionale video del mio amico Donze, che ovviamente è primo in classifica, e subito dopo c'è il video dove io racconto delle magagne su una macchina e faccio vedere che si possono risolvere e correggere il tiro negli acquisti. Quindi, ragazzi, sono contentissimo, anche alla faccia di quegli 80 geni che non hanno capito un cazzo. Vado avanti nella mia prova su strada qua del bolide, poi vedrete video interessanti. Per oggi è tutto, ragazzi, se questo video vi è piaciuto datemi un like e se volete commentate pure. Ciao!